Buongiorno a tutti, torniamo con le nostre notizie positive sulla Russia e sulla cooperazione fra Italia e Russia. Russia è il paese nel quale viviamo e di cui non neghiamo i problemi, ma del quale vogliamo evidenziare i lati positivi che parlano di sviluppo e di apertura verso il mondo e in particolare di cooperazione con il nostro paese nativo che è l'Italia. Quest'oggi parleremo soltanto di notizie che riguardano proprio il rapporto fra Italia e Russia, ma prima di farlo vi invitiamo ancora una volta a segnalare, scrivendo un commento sotto il video, le notizie positive sull'Italia che vorreste che raccontassimo in russo e in inglese al resto del mondo. Siamo seguiti anche in altri paesi e abbiamo in mente questo piccolo umile progetto per poter parlare delle cose belle dell'Italia e quindi dare un segnale positivo agli stranieri che, esattamente come gli italiani sulla Russia leggono in particolare cose brutte sui giornali nazionali, e in alcuni paesi del mondo si parla anche male dell'Italia. Vogliamo correggere anche questa impressione, anche perché crediamo naturalmente nell'Italia e nello spirito degli italiani. E allora oggi sul rapporto fra Italia e Russia segnaliamo gli incontri che avvengono sempre più spesso a livelli di vertice politico fra le regioni italiane o comunque l'Italia e la Russia. Se ai massimi livelli la posizione italiana necessariamente segue quella dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione Europea, a livello di regioni si cerca invece di mantenere rapporti con la Russia e renderli ancora più stretti. Ci sono regioni come il Veneto, anche il Piemonte in misura forse minore, ma soprattutto la Lombardia, che spingono molto in questo senso. Si è tenuto il 27 aprile scorso il forum sulla cooperazione interregionale. Da parte italiana c'erano i vertici della regione Lombardia e da parte russa il console Alexander Nurizade e il governatore della Baschiria o del Bashkortostan Rustem Khamitov, e c'era anche l'amico giornalista Marco Fontana in veste di moderatore. In questo incontro si è cercato quindi di rispondere alle esigenze economiche e produttive, in questo caso della Baschiria, proponendo aziende italiane. Questi incontri avvengono soprattutto su una regione che è l'oggetto del contendere a livello politico, cioè la Crimea, ma oggetto del desiderio a livello economico, vuoi per condizioni climatiche, vuoi per posizione strategica. E allora ci sono altre organizzazioni che cercano di portare le aziende italiane a produrre in Crimea, e non si tratta di delocalizzazione, perché si tratta di produrre in loco per conservare un mercato che diversamente andrebbe perduto. Ci sono i viticoltori italiani disposti a investire milioni di euro per produrre il vino in Crimea, e i produttori di tutti quegli articoli che attualmente sono sotto embargo, che quindi non vogliono perdere il mercato russo e sono disposti a produrre, in questo caso in Crimea, date appunto le condizioni climatiche estremamente favorevoli. Vi è infine la notizia dell'inaugurazione nella città di Chelyabinsk, famosa in Italia anche per la caduta del meteorite di qualche tempo fa, l'inaugurazione di un impianto produttivo di pompe per il settore oil and gas, inaugurato dal primo ministro Dmitry Medvedev. Vi ha partecipato anche l'ambasciatore italiano in Russia Cesare Maria Ragalini, perché questo impianto produttivo è controllato e quindi anche allestito al 25% dalla società della Spezia Termomeccanica Pompe. Quindi un'altra vittoria per l'Italia e per la cooperazione tra Italia e Russia. Vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Спасибо всем, до свидания.